Salve. E lui, Alex, stiamo facendo fisica. Abbiamo venduto tutto. Tutte le opere tranne la mia. Non vuole tenerla lei? Gliela lascio per la metà. Sei cattivo! Ritiene efficaci questi metodi educativi? Si faccia i fatti suoi. Non vi lamentate però se a 18 anni vi fanno a pezzi con una scure e nascondono i resti in un cassonetto. Eri tu che volevi dei figli, mi hai convinto. Adesso mi dai una mano a crescerli perché sei mia moglie, o no? Finché morte non ci separi. La fresco zè? Sì. L'ha fatto lei? Sì, perché? Con quella in mezzo ai ciliegi in vestaglia. Kimono. Poi vogliamo parlare dei galli cedroni con le code variopinte. Pavoni. Ma dai, appunto! C'è un tuo video su internet. Dopo, eh? Se fossi in te verrei subito. Te l'ho fatto anche io un pompino a 16 anni, ti ricordi? Sì, ma che c'entra adesso, scusa? Uno, non eri mia figlia. E due, l'ho vista soltanto io, no? Eccoli. Gli uccelli, lo sanno che noi non sappiamo volare o pensano che non abbiamo voglia? I più intelligenti lo sanno e temo ci disprezzino, ma gli altri sono come gli uomini. Stupidi. Lei mi ha già fatto aggiungere la sfinge, il cactus, il canguro. Vuole anche la bandiera del Milo. L'artista si è sempre dovuto piegare alla committenza, sì o no? La zebra è un animale che si cavalca. Sì, la zebra è un animale che si cavalca. Lei è incensurato. Può succedere di tutto. Di tutto cosa, scusa? Calma, eh. La calma è una vigliaccheria dell'anima. Mi piace il tuo sopracciglio. Grazie. Fuori! Ma che stiamo diventando matti qua dentro, io? Papà? Papà?